Milano ha aperto il proprio 2014 sonnacchiosa, lasciando alla presenza di qualche turista in Piazza Duomo il piacere di riscoprirsi città commerciale. I mercatini posti all'ombra della grande cattedrale cittadina sono infatti stati i primi esercizi a subire l'impatto con il nuovo anno. Io sono di Catanzaro, originario di San Floro, che è un paesino limitrofe nella prima cintura di Catanzaro, e sto proponendo i miei prodotti. Come prodotti tipici calabresi sono delle aziende della Calabria, per me sono stati idonei da essere portati qua. Si lamentano sui prezzi, non stanno a guardare qualità e prezzo, vogliono più il prezzo che la qualità. E rispetto al passato? Rispetto al passato è calato. Più stranieri, ieri tutti stranieri, ieri parlavano in tutte le lingue del mondo, non si capiva più niente. Siamo in crisi, le ragazze sono un po'... Non che non vogliono comprare, si limitano nel spendere perché la crisi la sentono. E in mezzo alla folla c'è anche chi arriva apposta dal sud o chi invece dal meridione è arrivato tanti anni fa e ha colto l'occasione per una gita fuori programma. Come mai avete scelto Milano? Perché diciamo siamo diretti a Trento, però per fermarci comunque nella città di Milano, che è una città bellissima. Noi abitiamo a Mantova, però siamo di Foggia. E sono qua 15 anni che abitiamo a Mantova, quindi ci troviamo qua per una passeggiata, è una bellissima città e siamo contenti di essere venuti, ecco.